un Abubakar Soumaoro del tutto fuori controllo dopo le accuse piovute sulla sua famiglia. Sulla coop gestita da moglie e cognata. Un caso su cui indaga la procura di Latina. Nel mirino le condizioni dei lavoratori nelle cooperative. Brutto momento. Insomma, per il sindacalista eletto con Alleanza Verdi Sinistra. E ora Soumaoro si difende con un video postato sulla sua pagina Facebook in cui appare sconvolto. Piange disperato, si infervora, accusa e controbatte alle accuse. Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone. Da una vita. Vent'anni per strada a lottare per dare dignità alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto. Parte in quarta. Voi mi disprezzate. Mi odiate e io vado fiero del vostro odio perché volevate il neg asterisco 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 di Cortile. Io non lo sono mai stato. Sono una persona integra, pulita. E ancora, tra le lacrime aggiunge, pensate di seppellirmi ma non ci riuscirete. Sono giorni che non dormo. Ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Mia moglie è disoccupata. È iscritta all'INPS. Non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? Quando l'ho conosciuta lavorava già nell'ambito dell'accoglienza. Parlate con mia suocera. Chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa. Sarò il primo a scioperare con i dipendenti e a lottare per i loro diritti. E ancora, ribadisce, voi mi volete morto, ma non riuscirete a uccidere le mie idee.